dice Gesù, è questo Evangelo del Regno. Sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Gesù ha detto questo Vangelo del Regno. Ascoltate, popolo di Altavilla, questo Vangelo del Regno, non il Vangelo della Chiesa Romana, non il Vangelo dei preti, non il Vangelo dei testimoni di Geova, non il Vangelo degli uomini, ma il Vangelo del Regno di Dio. Alleluia. Tu devi conoscere il Vangelo del Regno di Dio. Gloria a Dio. Perché in questo mondo corrotto, questo mondo pieno di inganno, di idolatria, di falsità, ci sono falsi Vangeli, dove le persone si inchinano davanti alle statue di pietra, di legno, di metallo, di cemento, davanti agli idoli, davanti ai falsi idoli. Quello non è il vero Vangelo del Regno. Il vero Vangelo del Regno di Gesù Cristo dice: ravvedetevi, convertitevi. Amen. Bisogna pentirsi, popolo della Sicilia. Gloria a Dio. Amen. Anche voi che ascoltate lì, bisogna pentirsi del peccato. È inutile che dici che sei cristiano e continui a fare il peccato, continui a mentire, continui a tradire la moglie, continui a bestemmiare, a rubare, a guardare le schifezze nella televisione, e poi dici che sei cristiano, che sei cattolico, che vai a messa o che sei evangelico. Non basta dire che sei evangelico. Io sono un cristiano evangelico, ma non basta dire che sei evangelico. Dobbiamo vivere la parola della verità. Amen. Dobbiamo pentirci del peccato, popolo di Altavilla. Amen. In questo paese c'è tanta idolatria. Bisogna conoscere il Vangelo del Regno, perché le statue sono pupazzi di legno, sono manichini di pietra, sono immagini fatte dall'uomo, dalle mani sporche di un uomo peccatore, di un uomo mortale. Tu non devi venerare una statua, tu non devi adorare una statua, devi conoscere, alleluia, il Vangelo del Regno. Alleluia, gloria a Dio. Solo il Vangelo del Regno ha la potenza di liberare l'uomo dalla perdizione. Oh, alleluia, questa è la verità, popolo della Sicilia. Se non ti penti, ti perderai. Se non ti converti al vero Vangelo, ti perderai. È tempo di convertirsi, popolo della Sicilia, popolo dell'Italia, alleluia, perché noi stiamo vivendo vicini ai giorni dell'Apocalisse.